la tua musica del futuro. Adesso poi, chiaro, non ti chiedo, non mi permetterei mai, almeno che tu non ce lo voglia dire, però che appunto, penso che non puoi non aver riflettuto su questo, no? Uno perde un amico, perde un complice, perde un collaboratore prezioso. Che cosa accade? Puoi anche non rispondere, secondo. No, sai, ti rispondo perché negli ultimi tempi questa domanda mi è stata fatta molte volte. E in fondo sono grato a coloro che mi hanno fatta questa domanda, perché io fino a poco tempo fa, nei miei pensieri, questo problema lo rimuovevo, cercavo di non affrontarlo. Quindi questo tormentone a cui tu ti allinei in qualche maniera mi fa bene. Ma sai, è ovvio che si tratterà di creare una nuova collaborazione, un nuovo rapporto. E Ennio, ho cercato di pensare cosa Ennio mi direbbe. Ecco, Ennio non si preoccuperebbe più di tanto. Che la vita deve continuare, che il cinema deve continuare con la vita e quindi anche la musica. Ma c'è una cosa che mi direbbe che io so già come farla mia. Così come a lui non piaceva quando i registi dicevano: qua fai una musica tipo Vincenzo Pellegrini. Queste cose lui le detestava. Ecco, io non dirò mai a un musicista che ci vorrebbe una musica alla Morricone, non lo farò mai. Però tutto quello che ho imparato con Ennio è ovvio che lo porto con me. Quindi penso di essere in fondo più attrezzato oggi ad avere anche un rapporto con altri musicisti di quanto non fossi quando ho fatto il mio primo film con Ennio, perché in quei 30 anni abbiamo fatto tanti film insieme. Ennio ha scritto tanta musica meravigliosa, ma soprattutto mi ha insegnato un sacco di cose che io porto con me e che non potrò mai dimenticare. Grazie, Farò altri film che avranno musica e avranno altri compositori. Sarà diverso, ma allo stesso tempo sarà una continuazione della grande esperienza che ho fatto con Ennio Morricone, perché grazie a lui ho imparato molte cose. Quindi sarà una discontinuità nella continuità. Però io non posso dirlo adesso se c'è già. Musicisti ne conosco, ma ne conoscevo già prima, ne ho conosciuti anche durante i 30 e più anni trascorsi al fianco di Ennio Morricone. Quindi non sarà completamente un salto nel vuoto, però sarà un cambio. Poi, quando sarò arrivato a quella fase di lavoro, poi ne riparleremo. Allora, Che cos'è per un regista assistere a questa forza delle immagini? Cosa provi quando tu vedi queste cose? Grazie. Ma ti riferisci alle immagini che vediamo oggi dalla guerra? Sì, da quelle. No, guarda, non è facile rispondere, perché io quando vedo come tutti noi quotidianamente quello che sta succedendo in fondo a una distanza relativamente lontana da noi, i sentimenti che provo sono tanti. Il primo non è quello del regista che si pone rispetto a queste immagini, non me lo sono chiesto. Le guardo e mi indigno come cittadino. Mi indigno perché quando vedo queste immagini penso che secoli di progresso, che secoli di cultura, secoli di filosofia, secoli di conoscenza, di lavoro, non siano servite a niente, quindi ho una reazione devastante. Ma se devo sforzarmi di dire qualcosa dal punto di vista delle immagini,
penso che nessuno le possa simulare. Ecco, forse un giorno, quando tutto sarà finito, e noi ci auguriamo che tutto finisca al più presto possibile, forse un giorno qualcuno farà dei film su quello che sta accadendo e si confronterà con questo problema veramente enigmatico, perché oggi rispetto alle guerre del passato posseggiamo le immagini, le posseggiamo in diretta e ne posseggiamo tantissime. Allora rispetto alla seconda guerra mondiale, alla prima guerra mondiale, anche a quelle più recenti, la ricostruzione praticata dalla Cina poteva avere un senso. Tra 20, 30 anni fare un film su questo, sfinando la forza di tutte le immagini che vediamo e che esisteranno, e sarà un enigma, non vorrei essere un enigmista che fra vent'anni dovesse fare un film sulla guerra russo-ucraina. Se dovessi esserci e se dovessi farlo io, cercherei un'idea forte che non mi costringa né alla simulazione di quelle immagini e neanche all'uso di quelle immagini di repertorio. Però è il giusto per non esistere, giusto per non mancare una risposta alla tua domanda che fa tremare i polsi.